Nuova puntata di Orogen News da Gradizza, una frazione del comune di Copparo in provincia di Ferrara, qui a sede lo stabilimento di Orogel Fresco e qui viene conferita la frutta raccolta nella zona a marchio Orogel Fresco. Marco Mari, agrotecnico, responsabile dello stabilimento di Copparo per Orogel Fresco. Si sta raccogliendo la pera per un conferimento particolare, si conferisce per Peritalia. Certo, Peritalia è un consorzio nato da poco, gennaio 2013, che ha avuto la prerogativa di andare ad associare diverse OP in modo da entrare nel mercato con una tipologia unica e avere un marchio per operare commercialmente in maniera più omogenea, ecco, in modo che non ci siano, diciamo, tra parentesi, conflitti tra le varie OP per la commercializzazione della pera abate. Come è stata recepita dai soci questa iniziativa? Ma l'iniziativa è tutta da vedere, è tutta da metterla a puntino. Tutto quello che è a favore del socio va bene, l'importante è che il socio lavori bene e che il socio prenda questa iniziativa come un valore aggiunto per la sua produzione, ecco. Quali varietà vengono conferite a Peritalia? Principalmente abate, la raccolta delle pere abate inizia con i primi di settembre, l'abbiamo già iniziata, siamo già a un terzo della raccolta, per quest'anno mettiamo una pera con un calibro un po' più piccolo della pera che generalmente viene commercializzata, è un 55-65 dentro queste cassettine che possiamo vedere alle nostre spalle di 15 kg per un mercato tendenzialmente dell'est. Possiamo fare una considerazione di dati per quanto riguarda la produzione dell'abate di quest'anno? Sì, abbiamo, diciamo, un'annata migliore rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stata molto deludente, quest'anno ci accingiamo a raccogliere maggior prodotto per circa un 20-25% secondo le stime. Ridurre il rischio di esaurimento e di inquinamento, l'azienda Orogel si impegna a ridurre le emissioni di CO2 e l'impronta idrica. Andiamo avanti con la nostra rubrica. Tutti gli interventi sugli stabilimenti sia qua a Cesena che nelle altre regioni sono oramai entrati a regime. Le nuove lavorazioni, stiamo parlando del prodotto in foglia, così come altre nuove linee di produzione sono a regime e abbiamo dei ritorni soddisfacenti. Sul fronte logistico stiamo concludendo proprio gli ultimi dettagli e quindi quel famoso progetto di riordino sta assumendo il suo aspetto atteso. E sul fronte ambientale accennavamo nelle occasioni precedenti agli interventi su cogeneratore, su impianto di depurazione, sono tutti impianti che oramai fanno oramai parte del processo quotidiano delle nostre fabbriche. Il cogeneratore sta dando buoni risultati e possiamo già valutare nei primi 4 mesi di funzionamento a regime un risparmio sulla spesa energetica che sta variando fra il 25 e il 30%, quindi stiamo parlando di numeri molto importanti, in quanto la nostra spesa energetica poi alla fine somma ad alcuni milioni di euro. E anche giù a Basilicata il depuratore sta dando i suoi benefici e quello che è stato fatto sul risparmio dell'acqua qua a Cesena è in fase di conclusione, l'impianto funziona correttamente, stiamo diciamo concludendo quella che è la rete di distribuzione dell'acqua recuperata, da cui poi potremo concretamente misurare quelli che sono i risparmi che siamo riusciti ad ottenere. In una cornice di grande importanza del risparmio energetico, di controllo di tutte le nostre risorse, di attenzione verso l'ambiente, il rispetto ambientale quasi sempre si traduce anche in un risparmio economico, in una migliore utilizzazione delle nostre risorse. Quale
ruolo occupa l'innovazione varietale per quanto riguarda le pere? Nel nostro territorio e poi nel territorio nazionale non hanno avuto delle grandi evoluzioni per quanto riguarda l'innovazione delle cultivar. Esistono sempre sul territorio cultivar di 70-80 anni che vanno ancora per la maggiore. Ricordiamo la Regina, che è la pera Batte, ma possiamo anche andare a vedere per quanto riguarda le pere precoci la pera Williams, a seguire la pera Conference, il Kaiser con la sua caratteristica rugginosità, e come innovazione varietale che da anni ormai si è già affermata sul territorio la pera precoce Carmen. Qua sono già stati costituiti dei nuovi impianti con una superficie abbastanza importante e vediamo che, nonostante abbia una produzione non molto elevata, continua ad affermarsi sul territorio come la regina dell'innovazione. Ecco, per quanto riguarda invece una nuova varietà, la pera Falstaff è una Batte rossa con le varie caratteristiche della Batte, la si raccoglie tendenzialmente in questo periodo e la stiamo studiando e la stiamo provando, ecco, per capire se effettivamente ci dà la possibilità di avere un'innovazione e di andare a sostituire varietà che stanno nel contempo anche decadendo. Vede la pera Conference, che da noi non riesce a fare quelle performance che fa nell'Europa del Nord, anche perché abbiamo dei porti innesti o anche la pianta stessa non riesce più a fare calibro, non riesce più a fare pezzature e quindi reddito per l'agricoltore. E allora ci trasferiamo presso l'azienda agricola Socia Orgel, che sta raccogliendo la pera Batte per il conferimento per Italia. Un'azienda agricola che vede protagonista la pera. Sì, ho un'azienda agricola di 10 ettari di frutteto, esclusivamente coltivata pere, con le varietà Conference, William, Kaiser e Batte. Principalmente la Batte è la varietà che occupa la maggior parte della superficie della mia azienda, con 6 ettari, e questa è la mia piccola entità familiare. Ecco, non ho superfici importanti, però insomma mi dà da fare molto, mi impegna molto per tutto l'arco dell'annata. Qual è la pera quindi che dà maggiore soddisfazione, per resa ma anche per passione di coltivazione? No, sicuramente a me interessa molto e mi impegno molto sulla Batte, che è una varietà che produciamo solo nelle province dell'Emilia Romagna, neanche tutte onestamente, bisogna dire che la provincia di Ferrara, Modena, Bologna e forse sicuramente anche un po' Mantova da recentemente sono le uniche province dove la pera Batte viene coltivata in maniera soddisfacente. Anche nelle altre parti del mondo non ha, a parte un po' il Sud America, il resto in Europa non c'è questa produzione, quindi sarebbe necessario valorizzarla, renderla conosciuta nel mondo, dare la giusta valorizzazione a un prodotto che è sicuramente importante per la dieta e per il benessere dei cittadini, soprattutto dei consumatori, sì, soprattutto dei giovani. Insieme per crescere, un'iniziativa sponsorizzata da Orgel. Ne parliamo nel nostro prossimo servizio. L'alimentazione ha un ruolo fondamentale nella prevenzione di tante patologie e anche, soprattutto, sta venendo fuori dagli studi ultimi recenti, un coinvolgimento nelle capacità intellettive, quindi attentive, intellettive dei bambini, soprattutto nella prima fase di inserimento scolastico. Oggi, con l'intervento che abbiamo fatto nel convegno, abbiamo sollevato un po' di interesse rispetto a novità riguardo alla piramide alimentare, quindi cercando di spostare l'attenzione sull'importanza dell'assunzione di altri cibi, che non siano soltanto pane, pasta e farine, ma verdure, legumi, cereali in chicco, cose che possono modificare in modo evidente l'atteggiamento dei bambini.
Sono spunti di lavoro sui quali abbiamo intenzione di sviluppare un progetto invernale dove vorremmo coinvolgere sia gli insegnanti che i genitori nella formazione di una nuova base di alimentare e che si svilupperà in tre fasi, sperando, contando sull'appoggio anche di aziende locali molto importanti. Vorremmo raggiungere i genitori attraverso spettacoli teatrali e si svilupperanno quindi degli interventi con la psicoterapeuta e la nutrizionista che poi verranno messi in pratica nelle cucine di questa azienda, dove il genitore diventerà anche partecipe del cambiamento attivo. È per noi un percorso importantissimo quello che oggi si sviluppa qui a Cesena, perché rappresenta un altro tassello di quel percorso educativo e informativo che il nostro gruppo sta portando avanti in collaborazione con tutta una serie di associazioni, tra cui in questo caso quella degli insegnanti, perché riteniamo utile e fondamentale che un'azienda alimentare di qualità, seria e che da sempre promuove il prodotto Made in Italy, ricco di certificazioni e garantito a 360 gradi, come dice anche il nostro spot pubblicitario, per contribuire insieme agli insegnanti ad educare i giovani verso sani principi di corretta e giusta alimentazione. Mangiare frutta e verdura fresca, ma anche e soprattutto surgelata, sono fondamentali per poter avere un approccio con la vita, con tutto ciò che facciamo, lo studio, lo sport, tutte le attività che riguardano il mondo più giovanile, importantissimo. Lo dicono i medici, iniziano fortunatamente a dirlo gli insegnanti e lo ribadiamo con forza anche noi di oggi. Si raccoglie la pera, un'azienda particolare, grande attenzione all'ambiente. Sì, noi riteniamo che la difesa debba essere fatta nel modo migliore anche dal punto di vista del rispetto dell'ambiente. Stiamo utilizzando normalmente per la difesa contro gli insetti la confusione sessuale, i dissuasori. E sto pensando per i prossimi anni, per i nuovi impianti che prevedo di realizzare, di installare queste nuove reti per la difesa dagli insetti. Sono reti antinsetto, sono simili alle reti antigrane, hanno una maglia molto più piccola, non permette agli insetti di avvicinarsi alle piante, vengono a coprire tutto il filare come fosse un cappuccio, ecco. E ci sono già esperienze in atto in questo senso e danno dei risultati interessanti. Per quanto riguarda la produzione delle pere, qual è il grado di soddisfazione della vostra azienda? Io sono abbastanza soddisfatto in funzione del fatto che io impegno molto della mia professionalità nella ricerca della perfezione, della ricerca della miglior qualità possibile. Evidentemente il mio impegno non è sufficiente, perché anche l'ambiente, la natura ha dei suoi ritmi, ha dei suoi prerogative. Il clima evidentemente è quello che insomma crea il differenziale fra la mia capacità e il risultato finale. Il Ferrarese è una zona particolarmente vocata per la coltivazione delle pere. La nostra zona di caratteristico ha sicuramente l'elevata umidità, poi temperature calde nel periodo estivo, però per periodi fortunatamente non lunghissimi. Un impianto di frutteto ad oggi deve avere tutte le caratteristiche per portare a casa il prodotto nel migliore dei modi. Sicuramente l'impianto a tigrandine, sicuramente impianti di ferta irrigazione. Le reti antigrandine servono per salvare il prodotto, perché ormai con le intemperie così non ci si può permettere di fare grandi spese senza essere sicuri di portare il prodotto sano. Vengono messi a disposizione contributi da parte della cooperativa, che vanno a risarcire un 50% della spesa fatta dall'agricoltore, quindi anche l'azienda agricola può permettersi di rinnovare il loro impianto. Vogliamo stupirvi con colori, odori, sapori. Vogliamo stupirvi con la tradizione contadina di oltre 2000 aziende agricole a produzione integrata. Vogliamo che il nostro lavoro vi porti sulle tavole le uniche verità della natura per una vita sana. Vogliamo stupirvi con il colore del nostro sole per una vita bella e buona. Ti arriva tutta la forza della natura. E il profumo. Orogel. Buono per natura. E dallo stabilimento Orogel di Coppari in provincia di Ferrara chiudiamo la puntata di Orogel News e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.